Il 12 novembre presso il centro fieristico e congressuale Etna Fiere si è svolta la presentazione di Pulire Mediterraneo, il salone dedicato ai fabbricanti e distributori italiani di macchine, prodotti e attrezzi per la pulizia professionale e l'igiene degli ambienti. Ai nostri microfoni hanno parlato Tony D'Andrea, AD Afidam Servizi, Nello Musumeci, presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Barbara Mirabella, direttore generale del centro fieristico Etna Fiere, Domenico Ambra, presidente di Expo Mediterraneo Sistema Confcommercio Catania e Alfio Mosca, direttore del centro commerciale Etnapolis. A voi le interviste. Perché Pulire Mediterraneo? Pulire Mediterraneo, Pulire è una marca globale oramai, si celebra in 9 paesi diversi nel mondo ed è una marca riconosciuta come luogo nel quale il tema della pulizia viene affrontato in maniera scientifica e compiuta. Mediterraneo perché la regione la identifica come una parte importante dell'Europa e come un affaccio anche ai paesi del Nord Africa, di Malta, eccetera. Quindi la nostra attenzione era non solo sviluppare un osservatorio qui in Sicilia, ma creare un presidio che desse beneficio e aperture anche ai paesi del Nord Africa, che sono il mercato di destinazione futuro. È chiaro che fra RHS, Ristorazione Hotel Sicilia, che ci onoriamo ormai di rappresentare da oltre 15 anni sul territorio siciliano, per di più meridionale, perché intendiamo anche riprendere il discorso Calabria e Malta. E io dico da uomo di squadra che le sinergie sono secondo me la forza che ci porteranno nel futuro della globalizzazione, perché pulizia è servizio, pulizia sono regole, le regole che ci portano giustamente a operare meglio, per cui assolutamente c'è una sinergia fra RHS e Pulire, in questo caso Mediterraneo. Ma conosco molto bene giustamente l'azienda, dove faccio veramente un in bocca al lupo e tantissimi auguri, perché secondo me ci sarà futuro e ci sarà futuro per tutte e due le manifestazioni. Un'ulteriore sfida questa di Pulire Mediterraneo. Ma siamo orgogliosissimi come Etna Fiere di ospitare un'altra eccellenza, ed è il caso di dirlo in questa occasione. Il network Pulire nel mondo, con 8 manifestazioni in contemporanea a Catania, pensate, oggi a Mosca e Dubai si realizza questa grande manifestazione, e il network degli specialisti della pulizia professionale ha scelto questa volta Catania. Etna Fiere diventa un luogo sempre più strategico, la Sicilia diventa testimone di questo grande bacino del Mediterraneo che di fatto si muove attorno alla nostra regione, è un mercato importante, e quindi siamo davvero onorati che Afidam abbia scelto la nostra location per una manifestazione che dà il via ad un lungo periodo di sviluppo di fiere professionali. Non posso non cogliere da parlamentare e da siciliano, se mi consentite, con viva soddisfazione un altro importante appuntamento nel segmento del turismo fieristico dell'isola, perché la fiducia con la quale gli imprenditori, specie se imprese del nord, guardano alla Sicilia è segno evidente che questa terra può diventare una prestigiosa vetrina per l'incontro fra domanda e offerta in una proiezione euro-afro-asiatica. Quindi puntare sul turismo fieristico, puntare su questo importante settore che in altre parti d'Italia registra attivi e registra positività, non può che essere un elemento di intelligenza, di tenacia, di perseveranza. Quindi sono contento che in questa struttura prestigiosa decine e decine di imprese possano essere rappresentate, con l'augurio che Catania, ma non soltanto Catania, la Sicilia tutta, possa tornare a puntare sulle fiere e sulle attività congressuali, perché credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per poter svolgere questa attività almeno 8-9 mesi l'anno, a differenza di altre città che invece debbono limitare i loro calendari a stagioni assai ristrette. Quindi compiacimento, gratitudine e complimenti agli organizzatori di questo ulteriore prestigioso evento fieristico. Un'ulteriore sfida per Etnapolis con la presenza Etna Fiere di Pulire il Mediterraneo. Sì, ulteriore sfida, ulteriore evento molto importante che sta riscuotendo molto successo. Un plauso alla organizzazione di Barbara Mirabella e tutto il suo staff, e soprattutto anche agli organizzatori
che tutto questo dà visibilità anche al centro commerciale. Prossima sfida? Ce saranno tantissime, una dopo l'altra.